back in ETV. Ciao e bentornati a Balconi TV Milano. Noi siamo in pieno mood estivo. Cosa sì, dici? Un sacco caldo, di caldo. Sì, abbastanza. Benvenuto a Diego Esposito. Grazie mille. Come stai? Tutto bene, tutto a posto. Bene, cosa ci fai ascoltare oggi? Faccio ascoltare le parole quando vanno da sé, perché in questa canzone c'è la frase che dà titolo al mio primo disco, che è più comodo se dormi da me. Perfetto, dopo ne parliamo, grazie mille. Ok. Alla chitarra Stefano Molteni. Due ragazzi, quattro scarpe, una strada, un aereo di carta, una nave pirata, due occhi che sembrano vetro, accesso privato di un posto segreto, la bottiglia gira intorno alla stanza, chi ride, chi scherza, chi porta pazienza, chi parla di Spagna, di treni in partenza, non pensi all'arrivo se il viaggio che conta. Dimmi pure dove vuoi andare, se vuoi ci fermiamo in mezzo al mare, ma è più comodo se dormi da me. Se ti fidi ti vorrei portare dove nascono le mie parole, dove nascono le mie parole, le parole quando vanno da sé. Due ragazzi hanno perso la strada in un giorno distratto nei pressi di Siena, telefono spento, le mani, la schiena, che dietro la posta la luna è già piena, è la figlia di una maga, un dottore fa il verso dei gatti che fanno l'amore, un sorriso di perla, una coda di paglia, non c'è più distanza fra Trento e la Puglia. Dimmi pure dove vuoi andare, se vuoi ci fermiamo in mezzo al mare, ma è più comodo se dormi da me. Se ti fidi ti vorrei portare dove nascono le mie parole, dove nascono le mie parole, le parole quando vanno da sé, le parole di chi parla da sé. Dimmi pure dove vuoi andare, se vuoi ci fermiamo in mezzo al mare, ma è più comodo se dormi da me. Se ti fidi ti vorrei portare dove nascono le mie parole, dove nascono le mie parole, le parole quando vanno da sé, le parole quando vanno da sé. Grazie. Diego Esposito per Balconi TV Milano. Allora, come tu hai anticipato prima, questo brano ha una frase, contiene una frase che dà il titolo al tuo, sì, al tuo album, con cui è inaugurato il 2017. Esatto, sì, è uscito il 5 gennaio, il disco è ora è uscito da qualche mese, stiamo un po' girando, stiamo cogliendo i frutti di questo primo lavoro. Ho letto qualche riga di virgolettato tuo, in cui dici che questo è anche un po' il risultato di varie menti folli, sì, giusto? Sì. Chi sono queste menti? Beh, una ce l'ho qui accanto, salutiamo Stefano Molteni, che insomma ha prestato le chitarre, appunto la sua mente folle per gli arrangiamenti, insieme diciamo a tutta la mia band, insieme a me, Ziba, che ci ha dato una mano in questo primo lavoro. Ecco, sì, infatti una presenza insomma molto importante, sì, quella di Ziba, la sì, parte della produzione artistica, giusto? Sì, sì, Ziba ci ha dato una mano. Alla fine il suono che avevamo era già quello. Lui diciamo ha messo un po' una chicca in tutti i brani e ha reso tutto un po' più omogeneo e più
più potabile, diciamo. Ok. So che questo per te, questo album appunto è un punto di arrivo di, insomma, di tanti anni di gavetta. Perché un punto d'arrivo è anche un punto di partenza, perché certo, comunque il primo album e in testa ce n'ho già altri 3 o 4. Ah, quindi ti sei portato avanti. Sì. Dormiamo la notte. E in questi anni cosa è successo? So che hai avuto anche molte soddisfazioni, come insomma sei arrivato finalista al premio di André nel 2015, Area Sanremo. Sì, quest'anno ho vinto Area Sanremo. Che anni sono stati? Di live o di scrittura? Sono stati anni di live e di scrittura, di tutte e due le cose. Alla fine cerco di scrivere sempre, cerco di scrivere quello che sto vivendo comunque in ogni momento. Poi magari lo vai a ripescare fra un po' e torna tutto. Progetti per la seconda parte del 2017? Allora, per la seconda parte del 2017 appunto stiamo scrivendo i brani del prossimo disco. Stiamo facendo delle preproduzioni, stiamo lavorando su un altro progetto di una cantante molto giovane che si chiama Marta Marasco. Abbiamo scritto una colonna sonora per uno spettacolo che è andato a Broadway. Ah, ok. È stato un mese in scena a Broadway. Pieni di impegni, insomma. Live, insomma, cerchiamo di fare musica sempre. Perfetto, no. Dove possiamo trovare tutte queste novità? Tutte online? Le novità le trovate sulla mia pagina Facebook, che è Diego Esposito. Perfetto, grazie mille allora ragazzi. Grazie mille a te. E vi do appuntamento alla prossima su Balconi TV Milano. Ciao, grazie.